quando dobbiamo ingrandire giro manica senza dover scendere di livello. Giro manica si ingrandisce soltanto dalla parte del davanti e scendendo a morire verso il livello del giro manica. Dal dietro in cavo non si tocca per non togliere larghezza che è necessaria sul dietro. Sul davanti togliamo soltanto del davanti. Se necessario scendere 5 mm, a questo punto scendiamo di 5 mm in questo modo e dal dietro. Dalla parte bassa, praticamente senza scavare, perché questa parte qui è importante e non va scavata, perché riportando braccio in avanti, tessuto qui è in tensione e no, non si può togliere larghezza. Ecco il nostro giro manica. O senza scendere, rientriamo qui, oppure scendiamo di 5 mm e togliamo 5 mm o anche più. Da questa parte sopra, se lunghezza spalla ci soddisfa, lasciamola invariata. Scendiamo lungo la linea ancora questa originale e poi cominciamo a rientrare all'interno. Se necessario invece accorciare anche la linea spalla, accorciamo oppure allunghiamo. Se dobbiamo allungare, lavoriamo così. Eccola. Allungata e poi vado dentro. Se ho bisogno di ingrandire in cavo, di togliere larghezza da questa parte della torace, in pratica, e allentare in cavo, io vado sempre all'interno.